Bella Zanut, ho fatto questa fuga rapida, tipo da sera vengo, seguo la live e torno al lavoro, letteralmente. Ho detto ai miei ragazzi, ho detto ragazzi vado a seguire al volo la live di Capcom attraverso la trasmissione istantanea, quindi vado, la seguo e torno. Questa è veramente hype anche perché... Comunque penso che questo sarà qualcosa che dove riveleranno almeno un local nuovo. E quindi con loro vuol dire anche mostri nuovi. Lo so che lo schermo è nero, sto settando ancora le cose, ragazzi. Previsioni. Argo, ma che cazzo fai? Bella, bella Ali, bella Teo. Bella Girex, già col bigod, ciao Glucosio, ciao Zanut. Happy Partner Anniversary, ah, grazie. Questa è Capcom che già lo sapeva e allora proprio oggi mi riveleranno un mostro da Frontier, ovviamente. Visto che sanno che... Quindi un bel mostro da Frontier per Spike subito. Akura Vashimu. No, allora io credo che oggi faranno vedere un nuovo local, quindi quello che è il corrispettivo delle Coral Island. Oppure della Rotten Vale, insomma, avete capito, insomma, il terzo o il terzo e il quarto, la terza e la quarta zona di caccia. Poi faranno vedere probabilmente un paio di meccaniche che ancora non abbiamo visto prima, qualcosina di trama in più e poi product information, quindi roba che riguarda il gioco generale. Questo credo che è quello che faranno vedere. Bella Teo, grazie mille. Ecco qua. C'ho il volume settato a E-Rape, ovviamente. Vediamo un po' se si vede adesso. Sì, adesso si vede. Demo, vediamo. Forse è un po' presto per la demo. L'altra volta qua su World a dicembre l'hanno data. Però, insomma, se ce la danno non è che io mi lamenterò. In ogni caso. Bella Thor. Bella Brock. Ci siamo quasi, eh. Hype. Vabbè, a parte che parte alle 4, noi siamo partiti in anticipo chiaramente, perché così almeno possiamo un attimo parlarne. Volume a N1000, no, mi dovete dire più che altro se si sente il volume anche della live qui. E qua ve lo metto alto e poi lo massimo abbasso da OBS. Ovviamente ragazzi, tranquilli che questo non è partito niente. C'è ancora il trucchetto che si può fare, oltretutto. Che è... Waiting faster. Così siamo meglio allineati al tempo vero della live, però sì, infatti eravamo già allineati. Quindi sì, 10 minuti. Questo sarà un'altra live di un'altra decina di minuti. No, l'avevano detto anche loro, no? 10 minuti l'avevano detto. Che era il product information. L'avevano detto... No, l'avevano detto su Twitter che era... Su X, scusatemi. Erano 10 minuti di live. Una decina di minuti pare erano. Monster Hunter Bridge. Chissà che cacchio è. Sti eventi c'hanno solo in Giappone comunque, eh. Che peccato. Come si sente bene? A me e alla live? Questo è Hunter Puzzle, ragazzi. Questo gioco. Il gatto. Con gli occhi ca. Che cazzo di... che storia.
Questo è il content che vogliamo vedere, ragazzi, no? Questi sono come hanno riusato i mostri invece da Stories, no? Quindi c'è abbiamo Now che ha riusato quelli di Word, praticamente, no? Word Rise, questi riusano quelli di Stories. O comunque quell'art style lì, che sono più semplici. Questo è il gioco definitivo, ragazzi. Curupeco Apex nella nuova area. L'Apex addirittura dell'area. Minuti. Siete in hype? Fatemi sentire l'hype. Facciamo anche un post su. Grazie mille per il follow. Letalx, grazie mille. Ah, ma la chat mi si è impallata, ecco perché non vedo più messaggi, ma i mortacci. Ci sono altri millemila messaggi adesso che ho ricaricato, infatti. Porca troia. Porca troia. Ecco perché. Bella, ragazzi. Bella col mi god. Time has come to share with you news that's bleak but sadly true. I'm talking of the fell black blight, a spreading darkness, endless night. The environment's changing and the monster population's taken a nosedive. Blackgrass, rampaging monsters. What do you know? Quel fantomatico gioco mobile di MHZ Luna, no, è quello lì che hanno fatto vedere prima, è quello lì. Quella è la Candy Crush. Nel gioco ho sbagliato, ma l'hanno mostrato. LOL. Il quadruplo Spike. Che intendi il quadruplo Spike? È la prima volta che scrivo, ma volevo dirti solo un immenso grazie per le tue guide. Me ne sto divorando ogni giorno. Grazie a te, Orochi. Grazie per aver seguito. Ah no, sì, l'ho visto. No, non ti fa mettere il link, ovviamente, però l'ho visto. Sì, puoi ridirezionare fino all'attacco finale. L'ho già visto. Del decennio, no, non penso, però. Vedremo com'è il risultato finale. Si frizzava lo stream? Come mi dà zero di frame loss? 2 minuti, ragazzi. Ma ripeto, perché prima mi si era frizzata la chat. Mi si vede bene a me? Si vede, si se cioè, si sente bene a me la live? Sentite bene tutto? Vedi, si è tutto bene, perfetto. Che insomma, qualsiasi aggiustamento lo voglio fare pre-live, non mid announcement, sai, perché lì sarò impegnato ad urlare. Perché chiaramente, visto che è il mio anniversario di stream, anzi, l'anniversario di essere partner, chiaramente riveleranno un mostro di Frontier. È chiaro che sarà così. Lo sentite questo copium, tipo. Questo copium potentissimo. Lo state respirando anche voi, questo pesantissimo copium. La demo, anche la demo è abbastanza copium, eh.
Time Studios ancora non ha annunciato. Ah, ok. Well, ok, allora è un terzo gioco mobile. Lo annunceranno oggi, no? Stanno tutti quanti chiedendo la demo. L'ipnucatrice? Beh, tecnicamente è un mostro di Frontier, no? Cinquanta secondi, ragazzi. Ci siamo. In spinsa 2? Beh, ragazzi, le spinsa non esiste. Il Foro Kururu. Beh, specificissimo come mostro. Si sta guardando, ah, ok. Salutamelo anche. Hi, Chris. Ciao ragazzi. Riecco la chat del video stream. E torna 5, eccoci. Ecco qua, adesso arriva Ryuzone o partono col trailer diretto? No, ok. Cioè, arriva sempre Ryozo Tsujimoto, il bro. The myth, the legend. Ecco. Hello everyone, I'm Ryozo Tsujimoto, the producer of Monster Hunter Vai, Wild. In today's Monster Hunter Wild showcase, I'll share the latest news with you all. Ryozo. Vai, Ryozo. Ma proprio così, lo strappo immediatamente. Ecco qua, area nuova. Che cazzo è? Ah no, questo è un villaggio. Questo sembra molto il villaggio di 4. Il villaggio. Nuovo personaggio. Ed è un locale. Mostri nuovi. Michinose, grazie mille per il sub. Attenzione che. Magari. Facciamo un attimo così. Catrame? Un Juratodus di catrame? Che cazzo è sto qua? Ah, questo palese è il mostro quello del martello che abbiamo visto prima. Che cazzo è sto? Questo sembra un Barurigaru, è una zanzara gigante. Ma che cazzo è? Cos'è questo coso? Quello è un monke? Si muove come il Catchawatch oltretutto, eh. Questo che sembra. Che è? Il rework di un Voljang? Ma che cazzo di coso? Ho visto uno dog. Non ho visto uno Doganon. Ma che cazzo di posto è questo? Ma che cazzo? Che cazzo è? Sembra una. No, non ti fermare adesso. Sembrava una Carcos. Però no. È un altro mostro. Octopus. Che cazzo di posto è questo? Holy fucking shit. Orwell Basin, ok. Mappa, vabbè, lavica più. Questa sarà la loro versione della palude. Absolute Cinema, ragazzi.
Rompopolo, ok. Ok. Both are unique creatures that have adapted to this harsh environment. The village of Azuz formed around its large forge, and its people live as skilled craftsmen. Questo mi ricorda tantissimo. I polpi ci mancavano comunque, ragazzi, è come tipo di mostro. What will the expedition team find in this region? New facts reveal deeper mysteries. We hope you look forward to the expanding story. Ma che cazzo di questa era tipo una cosa che non mi sarei mai immaginato di vedere. Nuovo scheletro, sì. Sono mega indietro, va bene così. Demo. Anche la demo sarà cross. Ok, data. Oh shit! Next week! PlayStation Plus subscribers on PlayStation 5 will get early access. Early access alla demo? Please visit the official website for more details. Now, let's take a look at the content of the open beta test. The open beta test includes three parts. Character creation, a story trial, and a Doshaguma hunt. Tosh, solo il Doshaguma? Vabbè, però tanto se ci mettono gli altri mostri possiamo fare quello che ci pare in mezzo alla mappa. You'll have full access to the same functions as the final product. It features... Ah, faranno come Dragon's Dogma. Like adjusting your physique. You'll be able to carry over your character creation data. Infatti, vabbè, una volta che hanno fatto una volta. Proof of Heroes intensifies. You can also remake your character as much as you like during the open beta test period. Use this chance to design your perfect hunter and palico. This is gonna be great! Thank you, sir. Thank you, sir. In the story trial, you can experience the opening cutscene and play through the Chotacabra hunt with basic tutorials. Ok. Volete questo? Questa mi sembra che poi la stessa cosa ci avevano anche a Gamescom, no? In the Doshaguma hunt, the goal is to defeat the alpha of the Doshaguma pack. Sì, chi su PlayStation a quanto pare ci stanno 3 giorni di early access sulla demo. Ma solo attraverso SOS? If there aren't enough players who can join, up to 3 NPC support hunters will join you instead. Ma solo così? Solo random? Talk to your handler, Alma, and use the quest counter to change the number of multiplayer participants and other settings. Ah, ok, quindi si può settare solo support hunter, vedi? Se vi serve. Ognuno ha il suo palico. Although the scope will be limited, we hope you enjoy the ecological expanse of the Windward Plains. Those who participate in the open beta test will receive a special bonus pin which will be available to download within the full version of the game.
use it to decorate your weapon or sacred. Now, let's go over the product information. Monster Hunter Wilds will be available from Friday, February 28th, 2025 for PlayStation 5, Xbox Series X, S, and Steam. Ah, questo lo sapevamo già. Along with the standard edition of Monster Hunter Wilds, the deluxe edition packed with downloadable content will be available the same day. Furthermore, the premium deluxe edition, which includes the main game and three DLC sets planned for future release, will also be available digitally. Finally, all editions have a pre-order bonus, which contains the Hunter Layered Armor Guild Knight set and the Talisman Hope Charm. This offer is time limited, so be sure to pre-order to receive this special bonus. Those who pre-order from the PlayStation Store will receive the monster. Sony comunque gli ha dato degli incentivi, credo. C'hanno diversi perk solo PlayStation. Details regarding each Monster Hunter Wilds product can be found on the official website. So please visit it for more information. Grazie di bit, Arthur. We have for you today about Monster Hunter Wilds. Thank you very much for watching. We hope you all take part in the Eccole qua. Aspetta, torniamo indietro un attimo al volo. Tanto abbiamo, tanto è finita la live. Fammi rivedere le date. Il PlayStation 5 Plus Exclusive Early Access. Quindi loro ce l'hanno dal 29. Mentre tutti gli altri dal 29 al 31 che è l'Early Access. E invece tutti quanti in generale fino praticamente al 4 di novembre. Quindi in teoria se uno può giocare, considerando noi siamo GMT, se non erro, quindi è 29, 30, 1, 2, 3, 4. Beh, è più giorni di quella di Rise. It will feature transferable character creation, a story trial where you can experience the beginning of the story, and monster hunts in dynamically changing. Il nuovo Voljang, sì, è la prima, appena l'ho visto ho detto ok, è il rework del Voljang, 100%. Please look forward to more news as we share. I'll see you in the open beta test. Happy hunting! Pazzesco. Incredibile, beh, qua è finito, no? Sì. Bellissimo, ragazzi. È incredibile, 10 minuti sono... Rivediamo un attimo un'altra volta il trailer e poi devo riandare al lavoro, quindi ne parliamo separatamente. Arcade, grazie mille per il follow. Incredibile. Welcome travelers. I present you Azuz, the Everforge. Che cazzo di posto, ragazzi. Ripeto, mi sembra tantissimo, tantissimo il villaggio quello là di quattro, quello là della cazzo, non mi viene in mente il nome. Quello della forge che c'ha due stadi e tutto il resto, secondo me è una reference a quella roba lì, cioè quell'ispirazione lì. Il villaggio con la zona che c'ha due stadi, no? Lo stato tranquillo e poi lo stato vulcanico. Il San Kenallo e il Vulcanicallo. E questo, la zanzara qui, qualcosa mi dice che è debole a fuoco questa zanzara, se non è debole a fuoco, non so. Si muove come il cacciaguaccio comunque, ragazzi, non vorrei dirlo, ma... C'ha un alfa, quello era un alfa, ecco perché mi ero confuso con altro mostro. Col back che si illumina è proprio il rework del Volchang al 100%. Conso, grazie mille per il follow.
stopping it now. Not once it starts flowing. Squid. E questo ci mancava, ragazzi. Questo è un nuovo tipo di mostro, eh? Un octopus, letteralmente. Questa sarà al 100% la zona vulcanica. Sarà due zone, in realtà. Sarà una zona paludosa plus una zona vulcanica. Quindi recupererà sicuramente il ruolo della swamp e il ruolo del vulcano. Oh, the Elden Ring. No! Poi, ragazzi, c'è questo reverse. Il cacciatore che fa... Get this shit off me! Questa era una cosa che non mi aspettavo proprio, che avrebbero aggiunto uno scheletro completamente nuovo da zero, questa sorta di Octopus Wyvern, che sicuramente poi sarà l'apex di questa zona. Questa è la cosa più unexpected. Il cugino del Nagarkos, assolutamente sì. Vabbè, sì, e poi abbiamo visto, insomma, quando verrà rilasciata la demo, quindi settimana prossima. Speriamo che ce la faccio, perché ho una serie di impegni abbastanza, giusto un pelo, importanti che potrebbero impedirmi. Spero proprio di sì. Perché coincidono con un evento della mia vita estremamente importante, purtroppo, che lui ovviamente mi terrò per me. Quindi io spero proprio di sì. E adesso, ragazzi, devo tornare a lavorare, quindi... Grazie mille a tutti quanti per aver seguito, e ci vediamo poi, immagino, dopo. Mega hype. No, non mi sposo, Darmula. però potrei avere dei seri problemi con internet quella settimana, diciamo così. Ti spari? No, dai. Bella, ragazzi. Adesso devo andare, devo scappare veramente. Qui ho dovuto fare una trasmissione istantanea per fare questa live. Ora devo fare una trasmissione istantanea per tornare. Bella, ragazzi. Ciao.